Presidente, secondo la teoria dei sei gradi di separazione, per collegare due individui sconosciuti bastano sei passaggi in media, Presidente. Non più di sei piccoli passi, bastano sei amici e si arriva ovunque. Presidente, per collegare un banchiere a un politico basta un passo, non più di uno. Guarda caso c'è sempre almeno un politico o un ex politico tra i 15 più pagati nelle amministrazioni delle banche italiane più grosse. E guarda caso, Presidente, guarda caso, tra gli stipendi e bonus superano tutti il milione di euro. Guarda caso. Ma che gliene frega a loro? O vanno bene o vanno male, prendono sempre quegli stipendi e bonus. Presidente, se li ricorda i 4 milioni di euro di buon uscita dati all'ex amministratore delegato Sorato? L'ex amministratore di quale banca? Banca Popolare di Vicenza, le dice qualcosa? Banca Popolare di Vicenza, quella banca che in poco meno di un anno ha trasformato i risparmi di chi aveva 30.000 euro, Presidente, in 50 euro. Chi aveva 30.000 euro si è trovato in mano 50 euro, in un niente e senza nessun evento eccezionale. Ma come le spiegate alla gente queste cose? Quanti amici ci sono tra una banca e un quotidiano nazionale? Sempre uno, non più di uno, caro Presidente. Anzi, cari cittadini, cari miei amministratori delegati, non quelli delle banche e dei board bancari, i cittadini sono i miei amministratori delegati. Presidente, ma tra Boschi ed Etruria quanti passi ci sono? E non quelli che faceva il papà per andare al lavoro tutte le mattine. Tra Etruria e le società o i membri del Consiglio di amministrazione, quelli che hanno ottenuto i 100 milioni di euro di prestiti facili e che non hanno mai ripagato, lì quanti passi ci sono, Presidente? Tra la Banca Popolare di Vicenza, Alfio Marchini, Zonin e i fondi maltesi e lussemburghesi, nei quali la banca ha investito e perso 100 milioni di euro, lì, Presidente, quanti passi ci sono? Questo è il frutto delle sofferenze bancarie? Queste sono le colpe che voi volete scaricare sulle piccole imprese che nulla c'entrano con questo scandalo e volete farlo permettendo alla banca di diventare sia giudice che ufficiale giudiziario. La banca farà il giudice, farà l'ufficiale giudiziario, arrivando direttamente nell'impresa con il suo nuovo bel contrattino di pegno non possessorio di patto marciano, che gli garantisce la precedenza su tutti. Si impadronirà dell'unico macchinario o dell'unico immobile che permette a quell'impresa di lavorare, che permette a 10 persone di mantenere le proprie famiglie, se ne impossesserà senza che nessun giudice valuti quell'atto, valuti quella situazione. Qualcuno però ieri si è preoccupato, ieri qualcuno in quest'Aula si è preoccupato, infatti ho visto un ordine del giorno di qualcuno che si è preoccupato di chiedere al Governo, di impegnare il Governo a far sì che la banca possa pure andare all'interno di quell'impresa a verificare se il bene viene trattato bene. Presidente, di questo vi state impegnando. Poi cosa farà questa banca? Poi trasferirà questo suo bell'immobile alla sua nuova agenzia immobiliare, perché sì, dall'anno scorso le banche potranno fare anche le agenzie immobiliari, e questo grazie a voi. E il trasferimento come avverrà? Avverrà senza costi, senza atti notarili e senza tasse sugli atti notarili, questo sempre grazie a voi. E poi, visto che le case ormai non se le può permettere nessuno coi soldi propri, ci vorrà un mutuo. E chi glielo darà questo mutuo? Ci penserà la banca. E addirittura dall'anno scorso, visto che le assicurazioni possono fare le banche. Vogliamo un'assicurazione per questo immobile? E gli facciamo pure l'assicurazione con la banca, Presidente. Come lo facciamo questo mutuo? Con un click. Lo facciamo con un click. Perché nonostante i mutui in questo paese si facciano con un click, Quanti gradi di separazione ci sono tra queste banche d'affari e risparmiatori? Quanti gradi di separazione ci sono? Là parliamo di due rette parallele, banche risparmiatori, piccoli risparmiatori non si incontrano mai. Perché guardando le rilevazioni dei tassi medi di Banca d'Italia, io mi rendo conto che capisco perché i cittadini non capiscono le banche. Perché, Presidente, se io vado in banca a dare 10.000 euro, la banca mi dà il 0% di interesse. Se invece
e la banca a cui io chiedo i soldi, lei mi chiede il 18% di interesse, perché dalle rilevazioni io leggo che vengono applicati ai clienti il 10,59% sui prestiti personali, il 13,82% sulle carte di credito revolving e si arriva al tasso usura fino al 21%, l'11,5% sui fidi, sulle aperture di conto corrente e il tasso soglia a cui arriva fino al 18%. Quindi la banca, gli diamo 10.000 euro, ci dà lo 0%, se invece siamo noi a chiederle a loro dobbiamo pagare il 21%. Questo è il paese che avete creato. Ah, ma forse perché della banca ci si può fidare, di me non ci si può fidare. Sarà per questo. Perché se le banche falliscono probabilmente andiamo dentro e ci troviamo qualcosa. Ma perché non guardiamo i bilanci delle banche? Perché guardando i bilanci delle banche ci renderemo conto che l'8% è la raccolta e il 100% invece sono i prestiti, sono gli impieghi. Cosa significa questo? Spieghiamo questo trucchetto che prima del 1992 non era possibile. Perché prima del 1992, caro Mazziotti di Celso, lì sì che si raccoglievano i soldi e si prestavano. Non si creavano dal nulla come si fa oggi. Un tempo le banche facevano 8 milioni di raccolta e al massimo prestavano 8 milioni. Oggi le banche raccolgono 8 milioni e fanno prestiti per 100 milioni. Questo raccontano i bilanci delle banche, questi sono gli obblighi che BCE e Banca d'Italia danno e che quindi autorizzano, a cui va bene questo tipo di costume. Noi abbiamo imprenditori che sono veramente, loro sono veramente degli eroi, che continuano a reggere la crisi e voi li volete mettere in ginocchio. Non posso credere che abbiate veramente capito cosa c'è dietro questo decreto, perché se no non l'approvereste, colleghi. La favoletta delle piccole imprese e delle famiglie che non pagano i prestiti e per questo il mercato sarebbe in crisi, non ci crede più nessuno a questa favoletta. Non ci crede più nessuno, siete gli unici a credere a queste favolette. Chi ha autorizzato determinate scommesse? Chi ha autorizzato stipendi così alti per le banche fallimentari? Chi ha fatto finta di non vedere le sofferenze che aumentavano? Chi ha chiuso un occhio quando venivano piazzate obbligazioni a risparmiatori che non avrebbero potuto acquistarle? Ricordiamolo a tutti che il 70% di queste sofferenze sono per prestiti superiori a 500.000 euro. Non famiglie, non piccole imprese. Non pigliamo in giro i cittadini. Come non regge il blocco dell'Europa sul salvataggio delle quattro banche, non regge il fondo interbancario che può intervenire su Tercas, su Cassa di Risparmio di Cesena, però non può intervenire su Cariferrara o su Banca Popolare dell'Etruria. Non reggono i bilanci che sono capaci di nascondere 200 miliardi di sofferenze. Non regge questa favola. Non siete più credibili e questo porta il nostro Paese sotto una fascia di debolezza troppo grave. La notte della Brexit e per altri due giorni la nostra borsa ha perso decine di miliardi delle nostre banche italiane, dei nostri azionisti che hanno investito nelle banche italiane, le banche di cui voi vi siete impossessati e che state distruggendo. La notte del 24 giugno e voi siete stati poco, così poco capaci di difendere il nostro paese da questi attacchi che non avete neanche previsto che all'interno della Consob si crei una direzione che verifichi se ci vengono fatti dei reati su queste operazioni, sulle operazioni di vendita allo scoperto. Queste sono le operazioni con le quali vengono attaccati i paesi finanziariamente. E voi siete qui in aula a prevedere un decreto che cosa farà? Che permetterà alla banca di fare l'ufficiale giudiziario e pignorare i beni delle piccole imprese che invece vi permettono di essere qui e vi pagano lo stipendio, e ci pagano lo stipendio. Secondo me, io non so come non fate a vergognarvi, io non so come fate a non dimettervi ora, perché o smentite queste cose o vi dimettete, vi dovreste dimettere in massa oggi stesso. Nazionalizziamo Banca d'Italia, usiamo i dividendi per le piccole, i dividendi che voi date alle banche private per il reddito di cittadinanza o per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, o mettiamoli in una nuova banca pubblica di investimento che sia simile alla Banque Publique d'Investissement francese o alla KfW tedesca, che investono nelle loro imprese e le fanno crescere, non fallire come fate voi. Altre due riforme su vigilanza, su nuove forme di finanziamento. Via Visa e Mastercard, facciamoci un sistema nostro, un sistema di pagamento interno, possiamo farlo. E poi saremmo noi la protesta. Ma la batosta a Roma vi è servita a capire qualcosa? Perché la protesta, colleghi, secondo me siete voi. Voi siete la protesta al buon senso. Grazie, Presidente.